Ci si conosce un po' tutti, quindi Vittorio, insomma, è da un po' che è diventato un nostro amico e comunque ci sentiamo. Con questo non voglio dire che la giuria sia influenzata, però devo dire che ci ho anche dovuto mettere un po', ho dovuto spendere delle parole perché era talmente emozionato, dicevo no, ma io non lo so, se io poi magari... No, addirittura posso dire Vittorio quello che mi hai detto? Ma me lo dai il permesso di dire quello che hai detto? Lui addirittura ha detto, lo dico lo stesso, vieni qua, vieni qua, vieni qua, addirittura mi fa, scusa, quando è il momento in cui c'è meno gente che mi esibisco io? Gli ho detto, ma no, scusa, devi sperare che ci sia tanta gente, no? Sì, più o meno. La cosa era quella. Il microfono lì, se no mica ti sento, no? Lo so, appunto. No, dicevo, sì, l'argomento era quello, sì. Ma sei emozionato? Un pochino. Un pochino, ma neanche tanto, ormai... Ecco, No, no, vabbè, tanto. Guarda, ti do la spilla che ti passa tutto. adesso con la spilla e la... È Pungilo, proprio... pungilo. Con la spilla vedrai che ti sentirai Superman. Allora, Vittorio, adesso, a parte gli scherzi, conosciamoci un pochettino meglio. Tu sei Vittorio Farabollini da... Ok, Treia. Treia l'ha detto al microfono, per cui si vede che è orgoglioso di abitare qua. Facciamogli un applauso, un treiese doc. Questo è l'atteggiamento psicologico importante, adesso ho detto Treia! Mi sono messo... Ok, il tuo rapporto con la musica, Vittorio? Ecco, appunto, è il mio rapporto con la musica. Niente, cioè, praticamente, a me mi piacciono tutti i tipi di musica, diciamo, perché bisogna conoscerli, diciamo, no, solo apprezzare che la Metallica o il rock, quello che te, tutti i vari tipi di musica, ecco. Siamo tutti d'accordo, in Quindi, assoluto. meno che il jazz, che palle, comunque, no? Tutti, Questa ce adesso voleva. incomincia meno il jazz, poi comincerò, poi il liscio non mi piace. No, Poi... vabbè, comunque è questo. Beh, un po' come è uno stile di vita, anche Sì, se sì. avere la mente aperta a 360 gradi ti permette di Sì. crescere, no? Come massima la possiamo utilizzare, no? Tu quanti anni hai, Vittorio? 16. 16 anni. Quindi, però ci sarà uno stile di musica, un genere di musica che ti piace di più. E Sì. sarebbe? Rock. Rock. Bravo. Allora... Sei no. Qua sono tutti rockettari, per cui No, vabbè, deformazione professionale. hai scelto che pezzo da farci sentire È quella oggi? che voleva Deformazione sapere tutti. mentale. Quale? Quella che voleva sapere tutti. Esatto. I Pooh, un pezzo dei Pooh. Cavolo, tra l'altro dei nostri amici, tra le altre cose. Quindi adesso noi ti ascolteremo con grande attenzione. Il pezzo si intitola Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica. Occhio, eh. Vittorio Farabollini! Ora si respira, hai travolto la mia barriera, una polveriera, quante donne che sei stasera, tastiera che suoni per le mie mani, luna qui mandi i miei aeroplani, stai cambiando i suoni alla mia musica. Buona primavera, per chi vola non c'è frontiera. Bevo perché è bravo a mangiarsi la vita vivo. Per quelli che vanno in amore spesso, per te che mi cambi colore addosso, per me stesso cambio pelle, stelle io. Chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica e un uomo non si addomestica. Le corde mi suonano forte, la molla è carica. Chi fermerà la musica? Quelli che non si sbagliano, quelli che non si svegliano. Stanno nei porti a tagliarsi le vele. Tu parti nel sole con me. Ero barricato nel mio spazio come un bandito. Brava, mi hai colpito, ti ringrazio, non hai sbagliato. Mi hai dato soltanto alla mia maniera. Sospetto che stai per mostrarmi chiara. L'aria è troppo chiara per nascondersi.
chi fermerà la musica? L'aria diventa elettrica e un uomo non si addomestica. Le corde mi suonano forte, la molla è carica. Chi fermerà la musica? Quelli che non si sbagliano, quelli che non si svegliano, stanno nei porti a tagliarsi le vele. Tu parti nel sole con me. Vittorio Farabollini. Luca, tecnicamente allora tecnicamente hai da lavorare, però mi sei molto simpatico, devo dirti la verità. Il sentire, ovvio che Robby Facchinetti è una vocalità abbastanza inarrivabile, non è una cosa da tutti i giorni, però era simpatico sentire questo tuo timbro vocale che ricordava un po' Tiziano Ferro da una parte con la pronuncia di Jovanotti, sembrava, era un'interpretazione originale, a me mi è fatto sorridere veramente, bravo, guarda. E poi io apprezzo molto il coraggio di mettersi a nudo senza base, senza, questo è una cosa che non ha prezzo. Infatti sarebbe ancora, e lo chiedo al pubblico, più importante quando i ragazzi si esibiscono non avendo basi, non avendo niente, c'è già un'emozione che è molto forte. Se aiutate, va bene con il ritmo, ok, ma magari facendo un po' di silenzio senza chiacchierare sarebbe meglio, perché i ragazzi sono molto tesi di loro, quindi date una mano in più a questi giovani. Come grazie. Va Vittorio, sei ancora emozionato o ti sei sciolto un pochettino? No, mi sono sciolto un pochino. Ho visto che c'erano hai sgocciolato delle cose. No, però al di là di tutto mi è piaciuto, perché a un certo punto sei entrato nel pezzo, tu parti nel sole, cioè hai avuto questa gestualità proprio da star, quindi comunque te la sei sentita dentro, sì, no, sì. La canzone. Sì, sì. Io direi, guarda, da batterista, cioè io seguo il ritmo, secondo me un pochettino c'è da lavorare sulla metrica, però capisco che è molto difficile, appunto, non avendo dietro una base così. E poi una cosa che mi è piaciuta, mi è divertito un sacco, a un certo punto ho detto aspetta, e si è tirato fuori aspetta, perché mica che la gente se ne andava, no? Nel lasso di tempo in cui c'era il punto in cui te lo ricordavi e il punto in cui hai avuto bisogno, così. Per cui, come vedi, sono rimasti tutti e ancora tutti ti applaudono, ti fanno un applauso grandissimo. Vittorio Farabollini. Grazie a voi. Un personaggio. Sì, devo dire di sì. Devo dire di sì.